Intanto salutiamo Andrea Rezza. No, Antonio Rezza. Antonio, scusa. Abbia, ecco, malissimo, malissimo, io me ne vado. E la, Antonio, farai la stessa cosa da solo, perché io dopo sta gaffe... No, ma non fa niente, tanto io... potevo essere pure Andrea, non è dipeso da me nascere. No. Non è dipeso da me nemmeno il nome. Il Cristo in gola... Si può decidere dove si muore se uno si autosopprime. Sì. Ma non si può decidere, ecco perché non credo nel patriottismo. Perché uno non sa dove nasce, non merita di nascere dove nasce e può a malapena decidere dove muovere se la fa finita da sé. Antonio, il film è stato presentato ieri, vero? Sì. Ieri sera. E tu sei un frequentatore di Torino, del Festival di Torino? Eravamo frequentatori del Festival di Torino fino al 99, poi siamo stati, ci è stato impedito di partecipare per diversi anni, negli anni scorsi, con progetti anche veramente virtuosi. E quindi ringraziamo Steve, ringraziamo Giulio, ringraziamo chi mi ha fatto tornare, chi ci ha fatto tornare, perché noi è una città adottiva, Torino. Ah, bene. Allora, è arrivata, è entrata anche Barbara Fonio, che è la montatrice del film. Perfetto. Federico Carra. Ecco, grazie, tu mi aiuti, che fa Ponzio nel Pilato, raccontare. Nel Faia raccon- Mastrella che coproduttrice, pur non avendo partecipato artisticamente al film, perché non voleva. Cioè, Flavia ha pensato più all'aspetto economico che a quello, perché con questo film diventiamo ricchi tutti. Sì, beh, quella è il fine ultimo, mi pare. Uno fa cinema esclusivamente per arricchirsi, no? No, Antonio. Ci picchia. Allora, che cosa è? Allora, no, volevo intanto sapere, ho sentito un'intervista di recente, poi darò la voce a chi vuole intervenire. Io lo preferirei sempre che la sala partecipasse, quindi fatemi contento. Ho sentito che questo film ha avuto una gestazione molto molto lunga. Dal 2004 al 2021, perché... noi abbiamo abbandonato il cinema all'inizio degli anni 2000, sia perché lo giudicavamo un territorio meno libero rispetto al teatro, e questo è un problema che, come dico io sempre, bisognerebbe venisse segnalato alla critica, non da chi fa i film, perché se chi fa i film denuncia anche la corruzione del sistema, deve fare tutto chi fa i film, non mi sembra giusto. La critica deve poter dire che chi è indipendente non può distribuirsi un film in questo paese, perché chiaramente le sale sono ostaggio della distribuzione ufficiale. Io infatti, con molto coraggio o con molta incoscienza, sto rinunciando a una distribuzione ufficiale importante su questo film, perché penso un film su Cristo realizzato senza nessun ausilio economico produttivo, dobbiamo distribuircelo da noi con tutte le difficoltà del caso, non sarebbe un film su Cristo da ateo praticante e professante. Però queste sono cose che uno fa e passano inosservate in una cultura ormai corrotta dall'immagine speculare. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Prego, io da tanto è un altro capitolo, quindi io ti prego anzi di intervenire. Andrea Antonio o Antonio Andrea? Quello è stato, scusate, ho dormito molto poco stanotte. No, ma ci mancherebbe. Quel là davanti mi ha portato fuori. Mi stupisce che tu esordisci in questa maniera, perché siamo l'unico Stato nello Stato. Abbiamo il Vaticano. Come puoi pensare che un prodotto così, non dico alternativo, ma così particolare, tu sei un ateo convinto come molti di noi, presumo, però è l'unico Stato che c'è uno Stato dentro. Perciò ecco la difficoltà. Capisco anche quello che è trovare degli spazi nei cinema, perché purtroppo è predominio. Ma non li trovi neanche con altri film da indipendente, gli spazi nei cinema. Ma non è questo il tema del... Io è soltanto una denuncia che faccio, che vorrei venisse fatta dalla critica, invece bisogna farla, chi fa i film deve anche fare la denuncia, devo fare tutto io. Fortunatamente, e questo non mi convince. Certo, fortunatamente hai altre possibilità con il discorso dello streaming, hai altre possibilità di poter non mi fare. Piace lo streaming. Lo so, hai ragione, però purtroppo il cinema è il cinema. No, ma è un dibattito in uno stato che punta alla parità di generi tra, certo, maschi e femmine, ci resta anche la tutela del genio.
È inutile che tuteliamo la donna, l'uomo, la diversità, se poi il talento viene buttato sfondi, via. Sfondi una porta aperta. Però io sto facendo una conferenza con quello che dovreste dire voi. Certo. Perché me lo fate dire a me? Perché non è facile farti delle domande, prima di tutto. Non è facile. Cioè, prendiamoci le responsabilità. Uno fa i film e deve dire pure quello che dovreste dire voi. A questo punto cambio. A questo punto il mutismo passo, è stato il testimone. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Perché mi sembra che i temi trattati da Antonio, sottolineo Antonio, siano piuttosto corposi, reali tra l'altro, oggettivi. Prego. Ma poi andiamo anche sul film. Tanto prego. Film, sì, la struttura no. Del film non è ne parli, il film sta là, si difende da c'è solo. Adesso arriva il microfono. Non mi fa domande di Mario, non mi fa domande le cazzate che mi fai di solito, mi nervosisco. Allora, grazie per la fiducia. Hai scelto, ho letto i titoli di coda, la signora che accompagna il Gesù giovane faceva il diavolo. Vuoi parlare di come hai lavorato con lei, come ti è venuta l'idea e se poi anche tempo parlaci anche di Mario che stai oscurando. Allora, il film è involontario, come dico sempre, insomma. Io ho strillato perché non sono in grado di recitare. Mi ero scritto gli aforismi di Lec da recitare, da mettere in bocca al Cristo. Sono andato lì, la sorte è stata generosa con me, non mi ha fatto diventare attore, e io ringrazio la sorte, perché io come attore non sono in grado di recitare quello che né quello che scrivono gli altri, né quello che scrivo io. Il corpo mio ha sottratto il controllo del film all'autore, gerarca, nazista. L'autore mi fa tanta pena perché ha il controllo sull'opera, e quindi non c'è niente di peggio di controllare quello che fai. Per quanto riguarda la signora, la incontrammo in modo, io avevo pensato a un diavolo iconografico, didascalico e con le fattezze malvagie. Incontrammo questa signora nel B&B dove dormivamo, in una corte a Matera. Appena ha parlato, ho pensato che fosse lei la persona che poteva interpretare il diavolo. È tutto casuale. Giordano è nato nel 2009 senza che io lo volessi, cioè non volevo fare un figlio perché mi porta penso sempre a delle sciagure che possano accadere a lui, sono pervaso da migliaia di immagini di malattie, di morte, però automatizzate, quindi ci convivo bene, non volevo farlo, poi adesso sono contento che c'è, quindi è tutto involontario, in 18 anni il film, come dicevo ieri, si fa da sé, non è che lo faccio io, e la signora rappresenta questo incidente di percorso, non andando a Matera non ci sarebbe stata lei, però i film su Cristo, lo insegna la storia, se non li fai a Matera... Non sei uno forte, si va a Matera. Matera ormai chiaramente non è più Matera di tanti anni fa. È Nazareth. Matera distrutta dal turismo, dai cinesi, giapponesi con le cuffie che amplificano la descrizione dei luoghi, invasa acusticamente dai turisti amplificati, dalle insegne, dai passamano. Non si può più fare un'inquadratura a Matera oggi. Con la signora? Beh, dal 2004 al 2017. Non c'è più, è morto l'anno scorso senza aver mai avuto la minima idea di interpretare il diavolo. Lei non lo sapeva che stava interpretando il diavolo. Lei parlava e parlando apriva degli scenari perché ha quella saggezza tipica delle persone anziane. Poi il suono della sua voce è anche importante, non è quello che dice il suono. Come il suono di Videla, come il suono di Peron, di Evita, aumentano il pathos, non è che siano necessari al film. Quindi Matera, anche Matera è un luogo non necessario e involontario rispetto alla narrazione. No, quello è volontario perché avevo deciso di farlo speculare a quello di Pasolini fino al quindicesimo minuto. Quindicesimo minuto del primo tempo, quando io intervengo come interprete, torno a ripetere, per fortuna il film cambia direzione, perché come corpo io, come dico sempre, la volontà del cervello non mi interessa, io col cervello mi ci pulisco quello che non voglio dire, finché il corpo funziona io disattivo la volontà razionale, poi quando il corpo non funzionerà più sarò costretto a usare il pensiero, ma quello sarà un domani inferiore, ecco. Io ho il corpo e vivo in funzione del mio corpo. Domande?
ci ha vissuto Cristo e funziona, certo, il corpo di Cristo, non vedo perché non possa viverci io. Corpo è corpo. C'è una domanda laggiù. Cioè, il corpo che funziona bene, un corpo malato inquina anche il pensiero. Vabbè, quello sì. Diamo troppa importanza al pensiero. Quando quello, cioè, quello che conta è sotto. Per vendetta la faccia invecchia prima. Cioè, io mi sento come ero 20 anni fa sotto, ma dal collo in su vedo i cambiamenti. C'è la vendetta del massiccio. Del massiccio facciale si vendica invecchiando. Io penso, Antonio, che è una conferenza stampa che passerà alla storia, questa così brillante, ieri, in grado di inibire l'interlocutore. Antonio, che sente, vota Antonio. Che sente lo strapotere dall'altra parte. Antonio, prego. Ieri alla fine del film, nell'incontro, hai parlato di un film che hai fatto con una grandissima libertà, no? Allora altrettanto io mi sento libero di interpretarlo, di vederlo come l'ho visto. E dopo aver detto le mie preghiere ieri sera anche per te, e una notte praticamente insonne, stamattina mi sono svegliato ragionando sul tuo film, e devo dire che mi è piaciuto molto questa figura di Cristo, che sarebbe il verbo, sarebbe la parola, invece non parla, grida, urla, si ribella forse, e poi naturalmente muore nelle braccia, almeno 20 volte, nelle braccia della Madonna, così, no? In una pietà. Ecco, e togliere quindi la parola e lasciare solo la figura, una figura, io ho visto appunto, ribelle, che però vuole portare il bene, che però non ci riesce, o forse ci riesce in parte, e lasciare invece l'aspetto, diciamo, più travisato dei miracoli, come la moltiplicazione dei pesci e dei pani, che vista così, vista non come la vedi tu, ma come hai visto il Vangelo, è assolutamente una travisazione, perché non è la moltiplicazione, è semmai la divisione. È una cosa che ci ho visto io e mi è piaciuta molto, ho trovato che sia ben riuscita. Ovviamente è voluta. Domanda. No, non ho capito la domanda. La domanda è... Che io poi mi distraggo. Sì, troppo... Questa idea di un Cristo che non parla, ma che si esprime attraverso il... L'ho detto prima, non è voluta. Io ho scritto gli aforismi di Lec, mi sono scritto un copio, io come... Flavia non ha voluto fare il film perché non ha voluto misurarsi con un tema religioso, io ho detto mi devo misurare con le gesta di un collega. Quindi ho scritto quello che dovevo dire, tutti gli aforismi di Lec che sono fulminanti, anche in uno sputo si riflette il sole, conosco questo vento, veste molte bandiere che fa parte però di Petarda luce rossa, Lec entra sempre perché è fulminante, cioè, sì. La sintesi. Io le ho scritte queste cose, quando sono andata a recitarla a Matera, Barbara è testimone, io non riuscivo a dirle queste cose perché mi sentivo finto, cioè l'attore è attore perché ha un rapporto sbagliato con il denaro, non si può, non capisco come si possa essere attori. Quindi questo film è un processo all'attore, non si può passare la vita a servire stati d'animo di altri, significa che hai un cattivo rapporto col denaro, che sei schizofrenico e hai un cattivo rapporto col denaro. Io non riesco a recitare, quindi mi sono sentito fasullo, ho strillato per disperazione perché la troupe stava tutta lì, avevamo affittato i posti, dico che facciamo se io sono un incapace? Ho cominciato a strillare e ho capito che strillando potevo fare tutto il film strillando, ma l'ho capito lì. Sì, però comunque è stata una scelta. È stata una scelta però dettata dalla mia incapacità. Bisogna essere bravi anche nell'incapacità. Cioè io grazie a questa mia incapacità, perché io non so recitare, ho trovato quella via. Sì, sapevo recitare un po', ero spacciato. No, ma infatti, secondo me, esce una figura di Cristo molto interessante. È arrivato anche Giordano Rezza, che viene crocifisso nel 2009, adesso ne ha quasi 14, e come dicevo ieri, un giorno, quando io, si auspica, prima di lui non ci sarò più, lui avrà questo grande dono di vedersi crocifisso dal padre. E piangeva cosa che io con mio padre ancora non ho ricevuto questo regalo. Mio padre, come dicevo ieri, poliziotto, avrebbe potuto anche ferirmi con la pistola d'ordinanza, non l'ha mai fatto. E io non ho questo ricordo. Non volevo rattristarvi adesso. Domande? Prego. Se ci ricordate, se rappresentate una testata o qualcosa, sarebbe buongiorno, meglio, grazie. Mi chiamo Clara Bruno, sono torinese, sito di commenti cinematografici Planet Claire.
Io ho adorato la Madonna che parla solo nella mente, e quello che ascoltiamo, volevo sapere se è un idioma medio orientale o è un linguaggio inventato. Quelli sono dei canti aborigeni che io avevo messo disseminato nel film, perché avevamo già utilizzato con Flavia Mastrella in Delitto sul Po. Questi sono altri, erano stati messi nel film. E chiaramente poi, quando vai a capire quanto costano i diritti d'autore di queste musiche, non sono musiche, sono ricerche etnografiche, dove magari gli studiosi hanno registrato gli aborigeni, non li hanno nemmeno pagati, ritornano a casa con questo materiale, l'etichetta, impone l'etichetta, voi non potete capire quanto costava pagare queste musiche. Quella è rimasta così, grosso modo, sfido chiunque a identificarla e posso dire che l'ho fatta io. Le altre le ho risuonate io, le ho riadattate, fedeli all'originale, le ho ricalcate, le ho ricopiate e me ne vanto, perché gli eredi, come dico sempre, vanno ammazzati appena nati. E quando le case discografiche attraverso l'etichetta hanno degli eredi che si sdoppiano, che si triplicano, tu vai a pagare 2 minuti di un canto aborigeno 15.000-20.000 euro, un sistema immorale che va fregato, quindi io va eluso. Quindi io ho risuonato con la mia voce, ho rifatto tutti i cori e ho fatto anche altre musiche originali perché mi sto cimentando col ritmo, e le ho rifatte io, speculari anche queste all'originale, nessuno può denunciarmi perché hanno delle variazioni, ma io non è che l'ho fatto di nascosto, mi sto autodenunciando, sto dicendo che io ho preso i canti e li ho rifatti uguali, perché è giusto così, perché io quella musica lì che non è stata pagata all'origine non la pago, la rifaccio per rispetto a loro che mi hanno suggestionato, la faccio uguale, perché potevo anche farla ancora più diversa, Cioè, ho le tonalità vocali per eludere la somiglianza, le ho fatte somiglianti apposta. Vi faccio sentire gli originali e dite, sì, sono quasi uguali. E di che regione sono? Abruzzo. No, sto scherzando. No, Centro Africa, Senegal e anche Australia, penso. Australia. Gli uomini dalle grandi parrucche. Potete scriverlo. Che se mi chiamano a me, io ricopio tutte le musiche aborigene del mondo e risparmiamo un sacco di soldi in un paese, in un mondo in crisi economica. Ti ha ispirato anche il canto di gola di, che ne so, Tibet, Siberia, Mongolia? C'è Tibet in quella raccolta, c'è il Tibet pure, giusto? Non c'è Tibet? Ma io sono parecchio ignorante in fatto di musica, però quando facciamo i film l'ascolto. Comunque la colonna sonora è favolosa e contribuisce moltissimo alla riuscita del film. Quella l'ho fatta io, poi c'è qualche musica classica, non si pagano i diritti lì, e altre musiche sono state rifatte da Pietro Pompei, sempre originali. Che Amado mio. Sì, Amado mio, quale aspetta? Mi sembra non c'è qualche nota di Amado mio. No. No, Amado mio non no, perché lì si rischia. No, Amado mio a meno che non la rifaccia Antonio Rezza, ma lì si rischia. No, io sto attentissimo a non pagare i diritti. Perfetto. Cioè, abbiamo 40 persone che lavorano. Cioè, noi paghiamo 40 persone che ci costano più dei diritti per eludere i diritti. È un metodo un po' così masochista, che però ci dà parecchie soddisfazioni. Se non altro di dire poi in conferenza stampa io i diritti non li pago. Ma no, è giusto pagare i diritti nella misura però equa. È giusto che un musicista venga pagato per quello che ha fatto. Non è giusto che se gli eredi sono 4 paghi 4 volte. Certo. Non è giusto che ricerche etnografiche diventino un indotto economico per chi ha registrato lì senza magari pagare questi che hanno dato la voce. Sì. Però anche questa è una cosa che dovreste dire voi. Che facciamo? E vabbè, vorrà dire che poi nel prossimo film di Antonio Rezza venite preparati e magari escono degli articoli che possano denunciare determinate cose che Antonio giustamente sui diritti sono perfettamente d'accordo, mi espongo, quindi non dico. Senti Antonio, io volevo sapere se in tutti questi anni di gestazione non ti era mai venuto in mente di farne uno spettacolo teatrale. Su questo argomento. No, perché i spettacoli io li faccio insieme a Flavia Mastrella, come tutti i film. Adesso abbiamo fatto 2 film diversi. Flavia ha fatto La legge, che è la Costituzione italiana recitata dagli animali con la voce del padrone, e quindi ho approfittato a finire il film. Noi portiamo avanti un progetto comune, quindi
gli spettacoli funzionano con degli spazi diversa, che non appartengono a me. Flavia crea dei mondi, degli habitat dove io vivo un anno, e mi piace tanto questa idea di lavorare su uno spazio che diventa la mia casa e che non mi appartiene. Quindi uno spettacolo su Cristo no, non mi verrebbe mai in mente, perché non è possibile. Cioè, il problema è di chi guarda, chi vede non può vedere in bianco e nero. E Cristo è in bianco e nero, risposta. Quindi se voi imparate a vedere, a guardare in bianco e nero, facciamo uno spettacolo in bianco e nero, ma il limite è sempre vostro. Soprattutto poi in relazione al fatto che i primi 15 minuti dovevano essere un riferimento quasi fedele al film di Pasolini. Lo sono, se prendi il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, le sequenze sono quelle. È il film di Pasolini che preferisco, quindi assolviamo di più. Io per esempio preferisco, ho fatto intervista prima, quello di Scorsese, no? Quello di Pasolini mi sembra l'ultima, lo adoro quello di Pasolini, però è l'unico compito portato a termine da Pasolini, così fedele a... è un Pasolini non irregolare. L'ultima tentazione di Cristo, tu parli. E certo, quello mi piace di più, perché è più aggressivo, è più fantasioso. Senti, quindi un film assolutamente indipendente, e qual è l'idea di portarlo, di poterlo distribuire, prenderlo come si faceva una volta con la pizza sotto il braccio, andare nelle sale e proiettarlo, seguirlo, presentarlo, stare insieme al film? Ma noi abbiamo la tournée teatrale che ci permette di spostare le persone che sono al teatro nei cinema, quindi adesso domani il film è a Milano, dopodomani a Milano, poi sarà a Roma, verrà presentato probabilmente a Roma come film di Natale. Dove? E ancora non può, posso dire che stiamo stringendo questa cosa, ma è stata un'idea loro, io non lo sapevo, col Troisi, e quindi sarà bello, magari non so le date, però vorrebbero, c'è stata questa idea. E sì, perché è competitivo col... Tanto oggi, come dicevo, puoi fare un film del genere, a noi non hanno mai regalato, giustamente, perché non c'è bisogno, una pubblicità della censura vera. Cioè, far uscire gli articoli su questo film, come diceva lei prima, questo film possa creare scandalo per delle sequenze, a noi questo favore non ce lo faranno mai, perché ciò renderebbe ancora più visibile l'opera. Ci sono degli spettacoli dove io bestemmio filologicamente, non è mai uscita, addirittura Famiglia Cristiana una volta scrisse: bello spettacolo, peccato per quell'offesa a Dio. Non è mai uscita una cosa che possa darci pubblicità attraverso una censura, anche perché verrebbe rispedita al mittente. E oggi viviamo in un momento di tale appiattimento che quando mi dicono come vorresti morire, io dico vorrei morire ammazzato come Pasolini, però non in quel modo così cruento. Oggi se vuoi qualcuno che ti spara alle spalle, non lo trovi, nemmeno se lo paghi. C'era un vecchio un film di qualche anno fa, si chiamava Fitto un killer, che poteva essere una buona soluzione. Quindi allora, verrà domani distribuito. A Milano dove? Al cinema Beltrade, che è un cinema indipendente, basterebbero... Per risolvere i problemi dell'indipendenza basterebbero 20 Beltrade in Italia, uno in ogni regione, e chiaramente uno avrebbe la possibilità di far vedere quello che fa. E a Natale la Sala Troisi? Per Natale, ora. Prima di Natale, sì. Però voglio dire, verrà distribuito, penso, spero che possa, visto che Cristo... voglio dire una cosa, un aneddoto. Questo film nel 2008 io lo presentai come progetto, non come film, alla Milanesiana. Uscirono, come dicevo ieri, pagine intere sui giornali. Pagine intere, giornali nazionali, e io rimasi inibito dal fatto: perché Cristo deve generare così tanto interesse? Facciamo delle cose bellissime con Flavia. Quindi rimasi inibito da questa attenzione e paralizzai il progetto. Però mi rendo conto dall'interesse che c'è, che Cristo apre delle porte un tema del genere, e vorrei appunto che venisse presentato anche in festival all'estero, perché possiamo fare grandi cose io e lui insieme, possiamo accallearci per una nuova e futura alleanza, come dice lui in certi passi, e sarebbe interessante. Certo, Cristo in gola, allora in 20 sale che potrebbero risolvere la crisi del cinema indipendente. Però abbiamo 5 minuti ancora, perché abbiamo iniziato a 35. Va bene, vai. Io poi mi diverto, perché è performativo l'incontro. Per carità. Prego. Chi c'è? Ecco. Vai, ancora. Allora, potresti spiegare l'idea dell'arcangelo Gabriele in divisa? Aveva appena fatto il militare, aveva la divisa, è vero. C'ha, infatti c'ha le mossine delle trasmissioni. Sì, esatto.
Esatto, casualmente pure quello, Arcangelo che porta informazioni. Tu hai scelto di tenerlo con la divisa perché aveva appena fatto militare. Sì. E beh, da lì però, da quella scelta lì, è nata, cioè il primo canto di Peron, che poi mi ha portato a studiare un po' tutte le, il pathos della voce di Evita, il pathos della voce di Videla. Videla quando parla sembra una persona buona. Cioè come le persone più magari malvagie attraverso il tono della voce possano sembrare brave persone, possano sembrare tranquillizzanti. Quello è il miracolo del suono. Se uno si astrae dal significato di quello che dice, anche la persona più cattiva può trovare buono chiunque parla con un certo tono. La voce di Videla, che è stato un criminale obiettivo, è rassicurante perché ha quel tono caldo, insomma, no? Se tu non sai quello che è successo, tu dici questo è un pastore. Altre domande? 4 minuti. Abbiamo 4 minuti. A questo punto io Antonio non dico più nulla perché, ripeto, c'ho il peccato originale. No, ma io mi diverto, anzi ringrazio il Festival di Torino perché queste qui sono le conferenze belle. Dove uno si diverte soprattutto, poi il divertimento è importante. No, io una cosa che ho notato nel film è che quando Cristo crocifigge suo figlio, che è lui quando era piccolo, Cicciotti. Io ho visto che piangeva tantissimo, povera creatura. Io mi sono domandato come sei riuscito a continuare a girare, nonostante la tua creatura piangesse in maniera così drammatica. Beh, allora c'è un altro aneddoto interessante. Quando Stefania è rimasta, ha partorito, Stefania è andata via perché era qui fino a poco fa, però è dovuta ripartire, e io dovevo girare, volevo aspettare l'ultima settimana quando la pancia è più gonfia per girare la Madonna incinta. Sì. Solo che lei, per una secchezza della placenta, ha dovuto partorire 20 giorni prima. Mi chiamò e mi disse, io ero andata all'ospedale per un controllo, io sono all'ospedale, devo partorire oggi. E io la prima domanda che feci è la ripresa? Io non mi preoccupai della nascita imminente di Giordano, ma che veniva a mancare la ripresa. Poi andai con la telecamera all'ospedale, però non ho potuto utilizzare quelle immagini, perché anche se ripresi l'ultima fase della pancia, era in mezzo ai lettini, in mezzo ai tubicini, alle flebo, cioè era troppo, il contesto era troppo contemporaneo. Per quanto riguarda la sua crocifissione, ci eravamo messi d'accordo con la madre, che dopo il terzo pianto lui strillava perché io strillavo, non perché non le ho mai piantati i chiodi, però la violenza c'è, perché per tenere le braccia così lo abbiamo dovuto dolcemente legare, quindi lì potrebbe scattare la denuncia anche a... Ma ha detto Fabio Fersetti che lui potrebbe denunciarmi ancora oggi. Ma infatti credo che potrebbe... Lui ha le armi per denunciare. Ci eravamo messi d'accordo su 3 pianti, perché a quell'età il pianto può diventare convulsione. E mi ricordo che dopo 3 pianti lei se lo portava. Io bruciai un pianto per una foto di scena. Cioè, mentre facevamo solo la foto di scena, io strillai e niente. Beh, ma ecco. Mi bruciai il pianto, me lo fece valere come pianto e lo portò via. E in foto io potevo anche simulare lo strillo. Vabbè. Per essendo un gran professionista. Strillai in foto, lui pianse e lei se lo portò. E io direi che possiamo concludere con 2 minuti d'anticipo. Grazie, dando Antonio. Esempio grazie. Di superiorità. Grazie. Grazie a voi.